Buonasera a tutti ragazzi, questo video è rivolto al presidente della Rendis Carnacemena Lir, che sono dette sempre in da sacca, però ne può faccia, presidente. Io il Napoli lo sai quando lo seguo? Da 19 anni, ed è pure assai. Il Napoli l'ho visto sempre, secondo, terzo, quarto, sesto, e mo che stanno ultimo scudetto, presidente. Ma ci sbagliato un poco, presidente. Cioè, ci hai sfottuto solo, che tu dicevi che dovevi comprare i giocatori. E allo stadio, tu hai cattato solo Onas. Abbiamo venduto Maximovic e Giaccherini. Cioè, tutto rispetto per Giaccherini con schifo pure. Perché quanti uomini ha fatto mai la differenza? Con Bologna è quadro buono. Con Cesena è quadro buono. Cammerdi è buono. Cioè, questo voglio dire. Io voglio dire una cosa, presidente. Sto campionato. Sto campionato, no? Mo facciamo a posto che si fa male a Cagliacorno. A chi metto? A Zilischi. Che Zilischi fa ufficio a Cagliacorno. Quello Zilischi è centrocampista. Ma che ci vuole pigliare un esterno? Un esterno. Dici no. Ma sembra vorremmo che il quadro nostro sanna fa male. E tu non eri cambi in panchina per metterli in campo, cioè a nessuno. Non tiene a nessuno. Il ragionamento del presidente è che non vuole vincere proprio, non vuole vincere, perché a Is non ci piace proprio di vincere. Non ci piace di vincere. Presidente, allora se è così, o cazzo non so da avere più. Perché già con Mertens, che il mio idolo, ha fatto 13 gol e sa dare poco reposo. Si deve un po' riposare. E a chi mettiamo? Unas. E Unas è... fa il vice di Mertens. Non credo proprio. Tipo una come Girardino, mucco a tavola. Non mi sa di male Mertens e mettiva Girardino. Con tutto rispetto per Girardino. È forte, mi piaceva. Pure se eri vecchio, mucco a tavola. Non vuoi prendere, cioè prendi pure a Quaresma. Quaresma è pure forte, vai giù, per come sta giocando con il Besiktas. Che quando vedevo, quando giocava contro di noi, stava già incominciando a giocare bene, però quando stava con il Porto, era meglio pure Quaresma. Ma ti va chi vuoi tu, mezzocampero, le quadure per vincere. Se tu per esempio vinci lo scudetto, ti rapi le quadure. Invece no, perché sembra a Roma, che spende con questo sordo, mi hanno accattato con Corone, sta per accattare i 30 anni per piano quadure, presidente. 30 anni per accattare le quadure. E tu sei uno sporco romano, che non può cacciare una lira. Gli pensa a mettere scorno, ma la pensa a c'è una squadra che vuole combattere per lo scudetto e ancora non ha accattato a nessuno. Al giorno non ha accattato a nessuno, perché se non vinciamo lo scudetto vuol dire che se ne va Mertens, se ne va Rene, se ne va tutta la squadra. Se Mertens vuole rimanere pure l'anno prossimo, sono contentissimo. Ma presidente, a rovinare un Napoli, sai che sei solo tu, sei solo tu. Benitez. E chi ho me di? Cos'è chi ha cattato? Cagliacorno. Albiol è chi lo scemo che hanno poi riuscito si stando uno, va? E Mertens è una giocata, capito? Benitez ha cattato il quadur proprio forte. Il quadur proprio importante. Chi è su Masciascio, va giù? Chi è su Masciascio? Chi è su Masciascio? Ma giù, io dico. Vincere il campionato così ci vuole solo un miracolo, perché così deve essere solo un miracolo, e che dobbiamo sperare che non si fa male a nessuno dei nostri. Adesso teniamo il Benevento, partita facilissima, dovessimo vincere 4-5-0 tranquillamente senza soffrire. Io adesso vi lascio e ci vediamo domenica sera per Benevento Napoli. Presidente, si rovini Napoli, mamma mia.
Che schifo, mamma mia. Ciao, Aggio e forza Napoli.